Ciao a tutti, sono Veronica, ex atleta della nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle con il mio partner Davide e allenatrice di terzo livello FISR allo Skating Club Lodi. Marilena, Sofia, Laura ed io abbiamo deciso di non fermare completamente gli allenamenti, ma di fare delle video lezioni tramite la piattaforma Zoom. Il percorso che vi mostro è composto da alcuni degli esercizi che propongo ai gruppi principianti e preagonisti della scuola di pattinaggio. Potete personalizzarlo a piacere per renderlo più facile o più difficile in base alle esigenze della vostra famiglia. Se decidete di fare questo percorso con dei bambini piccoli, vi consiglio di posizionare alla fine del percorso dei quaderni colorati e all'inizio una scatola piena di oggetti degli stessi colori, in modo che il percorso diventi più interessante anche per loro. I primi due balzi pliometrici dalla sedia, seguiti da uno stacco di rotazione di un giro, possono essere sostituiti da dei semplici passaggi sopra e sotto la sedia per i bambini più piccoli e con degli stacchi tipo squat jump per chi non pratica il pattinaggio. Per i salti con la corda potete fare salti a due piedi, salti a un piede alternato, due volte il destro, due volte il sinistro, salto con la corda incrociata, doppio passaggio della corda, quello che vi piace di più. Le andature sono un ottimo esercizio per migliorare la propria reattività e per i più piccoli possono essere utili per imparare a muovere i piedi in modo diverso dalla classica camminata o dalla classica corsa. Ora con dei libri ho creato degli elementi di appoggio su cui eseguo un esercizio di equilibrio chiamato Angelo, sia con la gamba destra che con la gamba sinistra, in cui cerco di rimanere il più fermo possibile per almeno 3 secondi. Anche qui potete farlo per più tempo se riuscite. Sempre in appoggio sui libri eseguo un seggiolino destro e un seggiolino sinistro, cercando di scendere e risalire senza appoggiare la gamba sollevata da terra. Alla fine del percorso ho posizionato un tappetino su cui possiamo eseguire addominali, dorsali e braccia, oppure sempre con i bambini più piccoli si possono eseguire delle capriole all'avanti o all'indietro, oppure dei semplici rotolamenti verso destra e verso sinistra. Per chi vuole rendere l'allenamento più intenso, può effettuare molte più ripetizioni e tipologie di addominali, dorsali e braccia. Come vi dicevo, visto che questo allenamento è pensato per ragazzine delle elementari e delle medie che praticano il pattinaggio artistico a rotelle, per non perdere il conto, alla fine del percorso posiziono l'elemento che avevo preso all'inizio sopra il quaderno del colore corrispondente e torno all'inizio del percorso. Prendo un altro colore e ricomincio. Se hai bisogno di recuperare, metti in pausa il video, bevi un bicchiere d'acqua e riposati per almeno un paio di minuti.
cortocircuito. Se hai bisogno di recuperare, metti in pausa il video, bevi un bicchiere d'acqua e riposati per almeno un paio di minuti.